Robotica nelle scuole di ogni ordine e grado, sin dalle elementari. È così, viene ufficializzato nell'aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, alla presenza del direttore dell'Istituto di Biorobotica, le Sant'Anna Dario, del vicepresidente della Giunta regionale toscana Barni e del vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Bacaloni. È il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Vede 400 docenti delle scuole toscane di ogni ordine e grado che si avviano a compiere un corso di alta formazione alla Scuola Sant'Anna. Formazione e aggiornamento che rientra nell'accordo sottoscritto tra Istituto di Biorobotica Sant'Anna, Università di Firenze e Regione Toscana, come base della rete regionale per la robotica educativa delle scuole toscane, con il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università. A docenti formati, la robotica educativa approderà in 150 scuole toscane. Più che altro è un'ipotesi, perché naturalmente noi non crediamo di avere una soluzione per tutto e per tutti, è uno strumento per cui si tratta di valutarlo, cioè di offrirlo non più a un numero limitato di scuole come è avvenuto finora, ma a un numero ampio. Quindi diciamo la casistica si allarga, la platea degli insegnanti e la platea dei ragazzi cresce. Cresce anche la metodologia, collaboreremo con l'Università di Firenze anche nella somministrazione dei corsi e nella valutazione dei risultati. Quindi diciamo, non a caso noi siamo una università, per cui noi facciamo ricerca, ricerca anche sulla formazione, e quindi io sono ottimista, credo che le cose funzioneranno bene. Ma naturalmente verificheremo, e così come ha detto l'assessore Barni, se le cose funzionassero bene, l'intenzione della Regione e anche nostra è di allargare ulteriormente questa iniziativa. La Regione crede in questo tipo di investimento perché crea un legame strettissimo fra la scuola, l'università e la ricerca. Se gli obiettivi dell'Europa sono quelli di diminuire la dispersione scolastica e incrementare il numero dei giovani laureati, credo che l'innovazione didattica sia uno dei motori per il raggiungimento di questi obiettivi. La robotica come disciplina che vede già, insomma, dei buoni passi in avanti da parte della Regione Toscana rispetto alle altre regioni? Sicuramente. Non dimentichiamo che la Regione Toscana, le università e i centri di ricerca nella Regione Toscana sono centri in cui si fa una fortissima ricerca in questo settore, quindi è molto importante che poi questa ricerca trovi una ricaduta anche nella scuola. La cattiva notizia è che il tempo vola, la buona notizia è che sei tu il pilota. Questo è lo slogan utilizzato per un nuovo progetto che partirà a San Miniato. Serve a ridisegnare i tempi e i servizi seguendo le esigenze dei cittadini. Un percorso partecipativo denominato Tempo Reale, che si svilupperà appunto a San Miniato tramite il finanziamento dell'autorità regionale per la partecipazione e il coordinamento di Simurg Ricerche. L'idea del progetto Tempo Reale è conseguente ad una discussione, ad una riflessione che ci fu lo scorso dicembre, legata ad un convegno sulla conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. Dagli stimoli di questo convegno è nata proprio la volontà di presentare un progetto sulla partecipazione che abbia la finalità, attraverso un percorso partecipativo, di mettere a disposizione del territorio uno strumento di pianificazione dei tempi e degli orari della nostra città. La finalità ultima del percorso è attivare i cittadini fin da subito nelle scelte che l'amministrazione prenderà nell'ambito della armonizzazione dei servizi pubblici, comunali, che vengono appunto erogati ai cittadini. L'obiettivo è quindi raccogliere le problematiche e i progetti dei cittadini per poi armonizzare appunto l'offerta di servizi nell'ambito della scuola, dei mezzi di trasporto e tutti quei servizi che l'amministrazione gestisce. Il modello partecipativo, diciamo, in sostanza seguirà le metodologie classiche, quindi World Café, Open Space Technology, ma insomma in breve i cittadini saranno chiamati a discutere in maniera informale
e dare proposte all'amministrazione con l'ausilio diciamo, di facilitatori esperti. Il ruolo fondamentale di questo progetto sono le consulte territoriali, che sono 7 consulte territoriali già costituite, che una volta formate potranno proseguire il percorso di questo progetto. Quindi per non perdere poi quella che sarà questa esperienza e rinnovare questo strumento, che è uno strumento operativo che naturalmente inizia oggi, ma naturalmente potrà dare i suoi frutti con il passare del tempo. Quindi il focus fondamentale sarà quello della formazione dei coordinatori delle consulte, ma naturalmente tutte le persone che partecipano alle consulte territoriali. Io credo che sia giunto il momento di cambiare qualcosa, di far sì che l'amministrazione comunale, che è un territorio, sia ancora più vicino ai cittadini. Ci sono varie esigenze che sono state mosse dalle donne in particolare, perché hanno esigenze di ottimizzare i tempi, perché come sappiamo sono a condurre la famiglia, con i figli e con quant'altro, ma non solo con loro, con i giovani, con gli anziani, con tutti. Quindi l'amministrazione comunale si è messa a disposizione e cerchiamo di ottimizzare quelle che sono le risorse, quelle che sono i tempi, per far sì che l'amministrazione sia sempre più vicina ai cittadini. Montella, Ricci e Lupoli stendono l'Aquila e consentono così alla squadra di Gattuso di centrare la 5ª vittoria stagionale in altre tante partite giocate in casa. Grazie a questi 3 punti, i nerazzurri ora salgono a quota 19 punti in classifica. La Maceratese espugna il campo della Pistoiese e resta in testa al campionato, rispondendo così al successo della SPAL. Non ce la fa la Carrarese, che perde al Paolo Mazza contro la SPAL per 1-0 nella 10ª giornata del campionato. Gli uomini di Semplici tornano a vincere dopo lo stop inflitto dalla Maceratese, costato anche l'aggancio in vetta ad opera di Marchigiani. Il Prato espugna Romeo Neri di Rimini e conquista la 2ª vittoria consecutiva. La formazione di De Petrillo conferma il momento di forma e con un bel gol di Capello nel secondo tempo vince a Rimini e si porta così a 12 punti in campionato. Il tutto cuoio di Lucarelli non si ferma più, i neroverdi superano 3-0 il Savona e conquistano il terzo successo in 7 giorni, compreso quello di mercoledì contro la Lucchese in Coppa. La Robur Siena sconfigge 2-0 la Lupa Roma e trova la 2ª vittoria stagionale per i bianconeri a segno. Mendicino al 20esimo dagli 11 metri e Bonazzoli al 32esimo. E continua la crisi inarrestabile della Lucchese, che non riesce a trovare la strada per uscire dal tunnel. A poco serve il vantaggio e la speranza di vittoria agganciata già 9 minuti dopo il fischio d'inizio, quando Bianconi dal dischetto sul calcio di rigore conquista la rete dell'1-0.